È passato quasi un mese dall'inizio del maxi processo e tutti si chiedono quando arriverà il momento di Tommaso Buscetta. L'imputato Tommaso Buscetta è a disposizione della Corte. Non condivido più quella struttura a cui io appartenevo. Questa è Corleone. Il signor Buscetta ha detto un sacco di bugie. Questa associazione, Cosa Nostra, chiamata Cosa, conosco tutto. Ma tu pensi che la Corte darà ragione a Buscetta su tutto? Su parecchie cose, sì. Buongiorno, signore Aglialoro. S'accomodi. A Disco Ring, il vincitore del 36esimo Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti. Nata ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è poca. Quel 10 aprile del 1986 era un giorno davvero importante. Il giorno in cui il maxiprocesso stava per vivere il suo momento cruciale. Il faccia a faccia che tutti aspettavamo. Forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi. Era anche il mio compleanno, ma l'avevo praticamente dimenticato. Forse per i troppi pensieri. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più. Ma quanto fiato. La principale strategia difensiva degli imputati era quella di mettere in discussione le parole dei pentiti. L'unico modo per fermare Buscetta era delegittimarli. Per questo, fin dal primo momento in cui avevano ascoltato le sue parole, avevano chiesto una sola cosa: un confronto. Desidero fare alcune domande. Io chiedo alla signoria Borsa. Desidero chiarire alcune cose mentre ci sia il signor Buscetta. In prima fila, con questo intento, c'era Pippo Calò.
figlio di un macellaio, Calò era diventato capomandamento della famiglia di Porta Nuova, quella di Buscetta, entrando a far parte della commissione di Cosa Nostra. Per anni aveva difeso gli interessi delle vecchie famiglie, ma quando era scoppiata la guerra di mafia era passato dalla parte dei corleonesi pur di sfuggire ai killer di Totò Riina. Era finito a Roma a reinvestire il denaro del traffico di droga, stringendo legami con imprenditori, politici e affaristi. Noi giornalisti lo avevamo ribattezzato il cassiere della mafia. Pippo Calò, il numero uno della mafia di Corleone, ritenuto il grande cassiere dell'intera organizzazione, è stato arrestato stanotte a Roma dalla squadra mobile. Il 30 marzo 1985 era stato arrestato proprio a Roma. Addosso aveva un documento falso col nome di Mario Aglialoro. Mario Aglialoro. Ma che razza di nome ti sei scelto, Calò? Quando vi ho visto, minchia, ho avuto paura. Perché pensavo che fossero quelli lì. Ho visto che eravate voi e mi sono tranquillizzato. E certo. Perché voi, al posto di uccidermi, mi avreste assegnato alla giustizia. E la giustizia in Italia è una gran bella cosa. Pippo Calò era stato in carcere diverse volte, ma ne era sempre uscito più potente di prima. E infatti, da quando era finito dietro le sbarre dell'aula bunker, aveva ostentato sicurezza e tranquillità. Era chiaro fin dall'inizio che aspettava soltanto quel giorno, quello in cui avrebbe potuto essere faccia a faccia col suo grande accusatore, Tommaso Buscetta. Circondato dai suoi sodali, Calò aveva indossato sempre l'abito buono e non aveva mai abbassato lo sguardo. Non aveva paura, anzi, la voleva incutere. L'aula bunker stava per diventare un'arena. Pippo Calò e Tommaso Buscetta erano pronti al confronto. La Corte, ritenuto che il confronto costituisce un'attività processuale... Noi giornalisti non dovevamo fare altro che aprire i taccuini e goderci lo spettacolo. Dispone il confronto fra gli imputati Calò e Buscetta, gli accertamenti di cui in motivazione... respinge le istanze indicate in motivazione e ogni altra incompatibile con le adottate situazioni riserva per il resto. Il suo microfono funziona? Pronto, sì. Il mio funziona? Dunque, voi vi conoscete da moltissimo tempo, credo. Questo è un elemento comune. E tra l'altro il Buscetta ha parlato di una iniziazione del Calò nella organizzazione di Cosa Nostra. Quindi su questo punto volete confrontare le rispettive posizioni? Io rimango dello stesso punto, come ho detto. Cioè, e lei vuole fare via con la 1. Ma lui si ricorda benissimo, lui lo potrà dire con la sua voce stessa, quando io l'ho iniziato. E perché l'ho iniziato? Tendina, dal lato Buscetta, dall'altro Calò. Signor Presidente, io desidero una cortesia dalla Corte, di dire al signor Buscetta che tutto ciò che mi deve dire, che cosa mi deve accusare, che dica almeno le cose dove lui ha le prove o almeno i testimoni di queste circostanze. Deve portare le prove, perché lui mi sta accusando di cose molto gravi, grave per cui... Non è che sono un furtarello, mi sta accusando di 110, non so, imputazioni. Allora desidero che lui mi dica quali sono quelle cose che lui mi accusa, con le prove,
e che non faccia come ha fatto fino adesso. I due padrini non si guardavano in faccia, erano lì a pochi metri di distanza, ma sembravano su due pianeti diversi. Perché poi le dirò altre cose al signor Calò. Senti, Buscetta, a me ancora continua senti, a sentire... non mi chiamare neanche Buscetta, dici un nome qualsiasi. Allora, perché tu hai calpestato... Come vuoi che ti chiamo? Hai calpestato a chi hai accarezzato. Allora ogni tanto stacchiamo anche sul presidente e sulle facce degli altri mafiosi. Io le porterò le prove, quello che dirò, ma lui me le deve pure portare, non deve dire a gennaio ci siamo lasciati, mi lasciò le chiavi, poi è partito per Palermo, ha visto Salamone, che non conosco. Ora, se mi dà porta, noi continuiamo Salamone. Sempre a dire queste cose, signor Presidente. Cioè, io dico che non è vero e lui dice che è così. Questo è... E allora, Calò giocava in attacco. Aggrediva Buscetta con un tono sfrontato. Parlo della mia prima moglie, Cavallaro Melchiorra, poveretta, con quattro figli. Poveretta. Sono venuti... Sosteneva che avesse tradito i principi morali di Cosa Nostra perché era un donnaiolo. Via con la uno. Lui è bugiardo, perché lui usa una cosa vera. E lo accusava di aver deciso di parlare soltanto per convenienza. Presidente, io non so che quale giustificazione lui vuole provare. Dopo che la va via con una donna, la va a sposare in America, poi dopo quattro anni... Buscetta aveva cominciato serafico con un tono di voce avvolgente, poi aveva alzato la voce col passare dei minuti. Rimproverava Calò di aver avuto un ruolo nella sparizione dei suoi due figli, Antonio e Benedetto. I toni cominciavano a farsi sempre più aspri. Mia moglie, la madre dei due, di Antonio, l'ha cercata per tutta Palermo. Chiedendomi a me al telefono, cerco a Pippo. Vuole contestare al Buscetta queste circostanze? Aveva il figlio in carcere in questo periodo, me lo ricordo perfettamente perché il fratello mi parla di questo figlio di Masino Buscetta. Sì, risulta questo rapporto con mio tonto fratello o no? Vai avanti, continua che ti risponderò subito. Vabbè. Allora, io siccome conoscevo abbastanza bene il fratello, quella volta che l'ho vista a Roma con il nipote, con le lacrime agli occhi, mi raccontò proprio il fatto di... Vede, dice Masino, che cosa mi ha combinato? Ci ha lasciato il figlio in carcere, un altro drogato. Stringi la tre. Dico, di che cosa è capace il signor Buscino, Masino Buscetta? Buscetta, lei... Io sono arrabbiato con costui. Ma arrabbiato, lascia stare, non costui, te la conto arrabbiare perché si arrabbia dei cani. In 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona. Ma io... È molto strano il comportamento di un uomo d'onore, il quale lui è, parlare delle mie vicende personali di famiglia. C'è di più. Che l'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui, però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio